Bene, io vi ringrazio per... Allora, so che avete preparato una vera e propria lezione oggi, quindi diciamo dei nuovi appuntamenti di Like sta in camera. Questo è, diciamo, il primo di una serie che verrà, nella quale i nostri fotografi e docenti della Like Academy, come voi due, preparano in realtà una lettura attraverso i vostri occhi, in questo caso, di un autore o di uno o più autori in qualche modo hanno rappresentato e rappresentano la storia della fotografia o contemporanea o del passato. Quindi grazie innanzitutto Veronica e Claudio per il lavoro. L'artista di oggi, il fotografo di cui parlerete oggi, è Jacopo Sobol. Sono particolarmente contento del fatto che si parli di lui, a parte perché lo ammiro molto proprio come artista, ancora più che come fotografo, ma soprattutto come uomo. E credo che nelle sue immagini ci aiuterete a vedere come questo si è trasformato in vera poetica e in linguaggio vero e proprio. Diciamo, ricordo anche il fatto che in questo momento alla Leica Gallery, insieme a Claudio, abbiamo curato quella che è ufficialmente diventata la più lunga mostra fotografica della Leica Gallery, non solo di Milano, ma un po' di Visto. tutto il mondo, esatto. Perché ha battuto ogni record. Adesso, volente o nolente, l'abbiamo installata a novembre, se non ricordo male, dicembre, quindi è diventato veramente un record. Sì, una permanente, la prima permanente della Leica Gallery Milano. Quindi vedremo anche alcuni lavori. La cosa particolare per cui ho trovato veramente interessante subito la vostra proposta di parlare di Jacob è il fatto che è un fotografo, se volete, in un certo senso difficile per chi inizia a fare fotografia, quantomeno. È un fotografo difficile da capire, il suo linguaggio è, diciamo, rappresentativo di quello che Claudio citavi a proposito di Susan Sontag, cioè del fatto che se manca un codice, non è un linguaggio e quindi comincia a diventare tremendamente complicato capire. Ecco. Quindi è anche vero che quando la fotografia, rubo ancora un minuto, quando la fotografia, diciamo, introduce questi elementi di ambiguità, nell'immagine, la nostra capacità di lettura molto spesso poi si estremizza verso delle sensazioni o magari anche verso dei sentimenti nei confronti di questa immagine. Per estremizzare vuol dire posso non ammirarlo per nulla, posso non amarlo affatto oppure posso esaltarmi nel vederlo. Ecco, quindi, questo vorrei che oggi in qualche modo voi ce lo spiegaste, sono sicuro che lo farete. Claudio o Veronica, credo che da scaletta tocchi a Sono Claudio io. aprire le danze, giusto? Allora, io Sì, metto in inizio muto io. e proietto delle foto. Ok. Inizio io anche perché proprio in onore di quello che dicevi tu, visto che abbiamo inaugurato la mostra insieme ormai qualche mese fa, ed è ancora allestita negli spazi di Leica Camera a Milano, mi sembrava l'occasione ottima per non solo ricordare la mostra, ma anche il libro che in questo momento poi hai anche tu, che è questo, che è la seconda edizione uscita, che dà anche il titolo alla mostra, che è Within Without You. E quindi, mi sentite? Sì. Ah, ok, perché sembrava l'immagine bloccata, ok. Dicevo, è l'occasione perché è uscita la seconda edizione del libro proprio Within Without You. Jacob, immagino che lo conoscano in molti, però per chi non lo conoscesse è un fotografo danese del 76 e ha lavorato in giro davvero in tutto il mondo, dalla Groenlandia al Guatemala, dal Giappone alla Copenaghen in America, è stato in Mongolia, in Russia più volte. E nel 2007, cosa importante, è entrato a far parte dei fotografi della Magnum Photos,
e quindi della più importante agenzia fotografica al mondo. Quello che dicevi prima, Maurizio, della fotografia, appunto, che è un linguaggio senza codice, è verissimo, e nel suo caso devo dire che la difficoltà più forte credo che sia quella di, più che non leggere le fotografie, più rimanere a volte colpiti da alcuni soggetti piuttosto che altri, proprio perché Jacob non ha mezzi termini, non solo in termini cromatici, perché ha questi bianchi e neri sparatissimi, e poi capiremo anche il perché di questa scelta, ma soprattutto va a cercare personaggi un po' ai margini della società. Comunque dopo vedremo un po' tutti i punti che hai accennato tu, e comincerei raccontandovi un po' come io ho incontrato Sobol. È stata un'occasione molto bella nel 2013 a Parigi, quando anche con Veronica eravamo lì per Paris Photo, e c'era la sua mostra alla Maison du Denmark, dove aveva esposto questa bellissima mostra che si chiama Avec toi. E era stata l'occasione per incontrarci. Gli avevo proposto poi di fare la mostra anche in MC2 Gallery, cosa che poi è successa qualche anno dopo, nel 2015. Jacob è un personaggio veramente incredibile, umanamente, come dicevi tu, perché è abbastanza orso, come lo definisco io. È una persona molto riservata, ma allo stesso tempo molto generosa e molto aperta, e soprattutto molto sensibile. Questo progetto, With and Without You, che è realizzato nel 2016, in realtà è proprio un racconto molto, molto personale, perché raccoglie gli ultimi 20 anni delle sue vari progetti, da cui ha scelto un po' di immagini, diciamo, iconiche, che ha dedicato al padre, che è mancato quando lui aveva 20 anni, a causa di un incidente. E quindi per lui è stato non solo un grande shock emotivo, ovviamente, ma è stato in questo modo quasi un omaggio a lui, per far vedere negli ultimi 20 anni che cosa ha scattato, come ha imparato a raccontare. In qualche modo è stato un omaggio a lui, e questa scelta di fare il libro omonimo e questa mostra ha colmato attraverso il ricordo l'unica distanza che è immisurabile, che è quella della morte. E parlo di distanza perché, poi lo vedremo anche meglio, la fotografia di Jacob, come ho scritto anche nel testo che accompagna la mostra, in qualche modo dico che misura la distanza delle emozioni. Infatti è un po' la componente che lo caratterizza, lo contraddistingue. Sobol, con il suo obiettivo, conosce il mondo, sembra proprio catturarlo, lo condensa in immagini e lo condivide con noi, condividendo un pezzo di sé, un pezzo della sua vita, ci rende partecipi attraverso quello che definirei una fotografia dell'uomo. Di chi, come Jacob, uomo tra gli uomini, ne coglie tanti aspetti, ne coglie la pluralità. E diciamo che la forza delle sue immagini, delle sue foto è proprio questa vicinanza, come se si trattasse proprio di una questione di prossemica. Nelle fotografie di Sobol è come se trapelasse comunque una sorta di, chiamiamola proprio, forte empatia. Come se avvertissimo questo suo bisogno di fare esperienza dell'altro, di arricchirsi di un mondo percettivo altro. E quindi vediamo che è estremamente umana la sua foto, proprio perché sa incontrare i suoi soggetti in quello che definirei una sorta di spazio mentale che è condiviso, che richiede comunque una certa intimità e anche allo stesso tempo un certo distacco, perché è necessario per abbandonarsi anche a quella partecipazione appunto dell'altro senza perdere però il proprio centro. Quindi è sentire come se fossi l'altro, ma senza identificarmi nell'altro. Quindi quel sentire come se, quel come se diciamo che è fondamentale e anche proprio funzionale alla sua fotografia. Questa vicinanza con l'altro, di cui parlava appunto Claudio, questo suo entrare dentro, significa proprio entrare dentro le emozioni, condividerla. E questo è un po' il valore aggiunto delle sue immagini, è come
Se chiedessimo a Sobol di raccontarci quello che per lui, quello che significa per lui fare una bella fotografia. Quindi vediamo che per lui questo valore diventa il fondamento stesso della sua foto. Hai detto bene perché è quello che dicevamo anche prima con Maurizio, cioè il fatto di non avere un codice univoco con la fotografia sposa esattamente quella che è la filosofia di Jacob, secondo cui una bella fotografia non deve descrivere o non deve dire tutto quantomeno, ma lasciare proprio questo spazio interpretativo e non deve neanche essere spiegata nel suo significato se non per quello che chi guarda dà a quella fotografia. E quindi l'interpretazione personale è fondamentale perché proprio lascia allo spettatore quella forza proiettiva e quell'aspetto molto importante della fotografia che diventa in qualche modo uno specchio per scoprire e sentire chi siamo noi leggendo le esperienze di qualcun altro, in questo caso quelle di Sobol. Velocissimo, nel senso che se Claudio parlandomi di specchio, appunto, è un tema fondamentale, fondamentale perché comunque riguarda tanto la fotografia, perché è un archetipo, perché lo specchio è un simbolo, viene, vabbè, dal latino specere, guardare, osservare, quindi ovviamente ha tanto a che fare con lo scattare una fotografia, e dal greco spectomai, che significa appunto io vedo. Quindi è proprio importante questa dimensione dello specchio perché serve a mostrare paradossalmente noi stessi a noi stessi. È uno strumento di conoscenza, quindi è un rivelarsi. E quindi le foto di Sobol parlano proprio di identità, parlano di saper guardare, parlano di saper osservare. E come osserva Sobol? Osserva, a proposito anche del titolo di questo incontro, con gli occhi interni. È come se riuscisse a vedere l'invisibile e a restituircelo attraverso le immagini. È un vedere al di là delle forme esteriori. Perché in un certo senso fare una foto significa comunque offrire un proprio punto di vista, gettare un ponte tra conscio e inconscio, tra il proprio mondo interiore e quello esteriore. E quindi è proprio oltrepassare quello che è il pensiero razionale. Per questo, secondo me, la fotografia di Sobol diventa anche un modo per esperire il mondo, cioè per farne esperienza, per viverlo, perché è come se lui raccontasse una zona franca in cui esprimere gli istinti, le emozioni, cioè dove lui riesce davvero a compiere quello che è un viaggio all'interno di se stesso, per quello la sua fotografia poi è così umana. Senti? Sì. Ah, dice, sì, infatti le sue immagini raccontano emozioni condivise, no? In qualche modo, condivise perché partono da lui e diventano anche nostre attraverso questa storia in cui lui ci porta, ci trascina in qualche modo, soprattutto non solo per la vicinanza con i soggetti dove siamo davvero dentro la fotografia, ma soprattutto anche attraverso questo bianco e nero, che è un po' la sua cifra stilistica, che in qualche modo diventa un mezzo con cui azzera il tempo, per cui si sospende in un continuo presente in cui noi diventiamo partecipi della scena che guardiamo. Senti? Ah, Sì, perché vedo che ogni tanto carica si la tua immagine. blocca. Sì, Cosa? perché ogni tanto si blocca l'immagine, ma ti Ah, sentiamo. ok, ma pensavo non fosse in linea, ok. E dicevo, azzera quindi in un eterno presente, attraverso questa sua capacità del bianco e nero che diventa narrativo e molto forte. E questa visione di Sobol diventa dal primo momento un diario quotidiano, una fotografia che diventa molto personale. E azzera, come dicevo prima, tu hai parlato di prossemica, le distanze, proprio oggi che il tema della distanza, per i problemi che sappiamo, diventa un tema veramente fondamentale e attuale. E mi ha fatto ripensare a Edward Hall, che è questo antropologo che nel 63 parlava proprio e ha inventato la prossemica, cioè la prossimità, come una scienza in cui misura in quattro tipologie di distanza proprio fisica, quattro relazioni che descrivono le relazioni sociali, verbali o meno. E si dividono in intime, per cui sotto i 50 centimetri, in personali o amicali, che sono dal 50 centimetri al metro e 20, quelle sociali che vanno dal metro e 20 ai 3 metri e mezzo, e quelle pubbliche, quindi comizi o
talk politici che vanno sopra i 3 metri e mezzo. Ecco, Jacob ci porta decisamente in una distanza intima proprio perché noi siamo lui in quel momento davanti alle sue foto. E quindi, come tutti i linguaggi, essendo la prossemica, legata alle convenzioni culturali, teoricamente la fotografia nordica, quindi quella di Jacob, dovrebbe essere, più fredda rispetto a un fotografo, diciamo, mediterraneo. Lui, in realtà, attraverso la sua fotografia, è, direi, messicano quasi, perché ci porta davvero attraverso, nonostante il bianco e nero e quindi non a colori, quindi senza una passionalità anche visiva dell'uso del colore, riesce in qualche modo a darci delle fortissime emozioni proprio con questi contrasti tra bianchi e neri che diventano profondissimi, esattamente un po' come lo specchio di noi stessi che è fatto di luci e ombre. E quindi la fotografia di Jacob in qualche modo si caratterizza perché il suo sguardo è talmente intimo che diventa nostro. Beh, no, infatti noi stiamo insistendo tantissimo su questo punto, che è un po' l'umanità della sua fotografia, no? Perché mi viene un paragone, un po' come se tra l'altro Sobol traducesse, incarnasse un po' quello che è stato anche il pensiero di Jung, no? Che sosteneva che nell'incontro tra due persone accade come in una formula chimica. Quando due sostanze si incontrano e reagiscono, accade una terza cosa. Quello è quello che fa lui con la sua fotografia, proprio nell'incontrare l'altro. È come se si creasse questo terzo stato, no? Questa terza dimensione. E è proprio questo che rende la sua foto così calda, così umana. E questo in un certo senso ci porta anche a un concetto che io ci tengo ad accennare perché molto anche legato al lavoro che faccio e che facciamo anche insieme a te, Maurizio. Che è proprio parlare dell'enorme potere proiettivo insito nella fotografia. E cosa si intende per potere proiettivo? Noi nel guardare una fotografia proiettiamo in essa la nostra visione del mondo, perché in ogni immagine ci sono tante possibili storie, non ce n'è mai una sola, ci sono tante, tante possibili ipotesi. E diciamo che l'osservatore, nel guardare l'immagine ci restituisce quella che è la sua interpretazione, ci porta un po' alla sua visione, perché lì dentro questa sua interpretazione c'è un po' tutta la sua biografia, c'è la sua cultura, ci sono le sue paure, le sue emozioni. Lascia proprio emergere quello che è il suo mondo emotivo, facendo questo ne diventa anche consapevole. E questo è proprio fondamentale perché accade in fotografia, perché prima, ad esempio, Claudio ci parlava proprio della prossemica e di questa giusta distanza e di lasciare uno spazio, quindi non di una foto didascalica, ma di una foto che lascia uno spazio. Ecco, il potere proiettivo si inserisce molto bene in questa dinamica, perché accade molto più facilmente quando la foto abbandona quell'approccio troppo didascalico, cioè troppo didascalico, troppo legato al reale, ma lascia quello spazio per immaginare. Lì dentro possiamo inserirci noi. Tra l'altro questo è proprio anche un metodo che è stato sviluppato da una psicoterapeuta e una fotografa americana che è Judy Weiser, che appunto ormai è un'icona della fototerapia. E quindi usa tantissimo il potere proiettivo nelle immagini e la foto di Sobol è così potente anche perché si presta, lascia questo spazio, quindi si presta perché questa proiezione accada. Sì, infatti questo suo metodo, diciamo, non solo del bianco e nero così esasperato, ma proprio questa vicinanza non nasce per caso, ma ha un'origine ben precisa ed è il fatto che Jacob ha frequentato la famosa scuola danese di fotografia Fata Morgana, dove non a caso diciamo, lo spirito guida in qualche modo, la linea guida alla quale si rifaceva la scuola. Era la fotografia svedese di Stromholm e poi di Anders Petersen, che hanno in qualche modo influenzato molto, moltissimo il lavoro di Jacob. Tant'è che nel 2013 addirittura c'è un libro che si chiama Veins, che è questo, che non so se vedete,
che è un'edizione bellissima dove c'è proprio Anders Petersen e Jacob Auwe Sokol, e si capisce tutta la loro vicinanza e quanto Jacob ha assorbito la lezione prima di Stromholm e poi di Pedersen, che è proprio un approccio personale alla fotografia che elimina questa distanza tra i soggetti, e il bianco e nero, così esasperato appunto, diventa la sua cifra stilistica, che lo rende inconfondibile. La cosa interessante di Jacob è che prima dell'esperienza di Sabine, la sua idea di fotografia era più legata a un'idea reportagistica, ed è il motivo per cui all'inizio va in Groenlandia, prima di incontrare Sabine, pensando di fare un reportage. E si rende invece immediatamente conto che non è il modo di fotografare che gli si addice, anche perché giustamente in una situazione anche così estrema come la Groenlandia, in questo gruppo di Inuit in cui, in questa comunità in cui, cui vai, dove incontra Sabine, capisce di essere un po' l'estraneo, e quindi la fotografia non è il mezzo più comunicativo se il soggetto non si presta. Quindi quando torna capisce che quello che gli interessa è in realtà documentare più una vita vissuta che non una vita come testimone. E quindi capisce che quello che gli interessa è una sorta di fotografia irrazionale, randomica, emotiva, che attraverso una macchina compatta gli può dare la possibilità anche veloce di rapire e scattare situazioni improvvise, impensabili, persone che incontra al momento, e sempre però fondamentale incontrando chi incontra, entrando in relazione in maniera profonda e davvero empatica. Questa è la cifra. È come se in un certo senso riuscisse a fare una foto psicologica. Prima Claudio parlavi di Petersen, no? E ricordo che lui dice questa cosa: chi sono io? Cioè, la fotografia ti porta a farti questa domanda. Però afferma anche che tutto sommato non è così interessante la risposta. Perché è molto più interessante la domanda, che presuppone tutta una ricerca. Quindi è un po' come se questa domanda sorpassasse direttamente la risposta. E infatti Petersen dice che la fotografia è un po' come capire le persone. È un viaggio, diventa un viaggio per capire anche me stesso. Quindi è proprio questo un concetto importante che si ritrova anche in Sobol. La fotografia diventa un mezzo attraverso cui conoscersi, ma anche riconoscersi. Vediamo che infatti l'influenza di Petersen si avverte anche in questo, nel senso hanno comunque condiviso questa dimensione, perché Sobol questa domanda, chi sono, se la pone come, ma si chiede anche chi è l'altro. Cioè, ha proprio curiosità, curiosità dell'incontro. E che cosa cerca nell'incontro? Comunque cerca un incontro umano e profondo. Sente come necessaria, come un'urgenza, quella che è l'esperienza del contatto e della conoscenza. E questo è veramente un dato che lo caratterizza fortemente. Certo, infatti è Aggiungo l'ultima cosa che mi sembra comunque doverosa perché infatti quando guardo le immagini di Sobol comunque mi viene proprio da pormela questa domanda, cioè che cosa sta cercando, cosa ci vuole raccontare con la sua fotografia, che soggetti gli interessano, come vuole raccontare l'altro. E vediamo che nei suoi ritratti, come anche comunque nelle sue immagini in generale, questa è una cosa che tengo a dire perché la trovo anche molto contemporanea, non è mai un racconto dell'altro attraverso l'io sociale, attraverso una foto schermata, una foto troppo cognitiva, razionale, che tutto sommato parla di una foto difesa, ma è sempre, come dire, le sue immagini sono lontanissime da tutte queste immagini di moda ora sui social, che comunque vogliono trasmettere un'immagine perfetta, guarda come sono felice, guarda come sto bene, però poi alla fine quanto coincidiamo con quell'immagine? È un'immagine abbastanza di plastica.
Invece, le foto di Sobol sono immagini che dicono, che contraddicono il voglio che tu mi veda per quello che non sono, ma parlano proprio di una verità. Ci restituisce l'altro in quello che è proprio la sua umanità. Ci racconta il quotidiano, ci racconta una vita vera, le abitudini, con una foto che è una foto silenziosa, ma di un silenzio, cioè quel silenzio che, come dico sempre, di Sobol, è capace di portare lo straordinario nell'ordinario. È un silenzio che sa svelare un sentimento, rinforzato anche dalla scelta delle inquadrature, del taglio compositivo. E infatti volevo approfittare, visto che riusciamo a vedere un po' le immagini, anche con l'immagine 1 che è legata al progetto Home, che traduce un po' quello che abbiamo detto fino adesso, quanto lui sia lontano da un racconto didascalico e quanto lui riesca a scattare appunto per vicinanza in tutti i sensi, non solo per il taglio compositivo, ma anche per la verità che mette in uno scatto. Questo, ad esempio, coagula in un gesto un senso di alleanza, di dolcezza. Nella mano di questa signora anziana, in questa carezza, c'è proprio una saggezza, un senso di protezione. In questa giovane ragazza c'è comunque uno sguardo che parla di vulnerabilità. Questo semplicissimo gesto c'è già una storia. Sì, infatti è la capacità poi sua non solo di raccontare quello che Cartier-Bresson diceva della macchina fotografica, cioè che è un diario quotidiano e quindi lui lo incarna perfettamente, ma c'è proprio la capacità di usare il tempo, che è un punto fondamentale in fotografia, non solo per il momento dello scatto, ma anche per la sospensione che riesce a narrare, a trasmettere attraverso la velocità, no, di vedere e registrare un ricordo. E questa registrazione è quello che, entrando un po' nei suoi progetti un po' più in specifico, fin da subito appunto segnerà il suo percorso. Perché a 23 anni appunto si reca in Groenlandia, in questo piccolissimo villaggio di pescatori e cacciatori impronunciabile che è Tinetilak. Dove appunto incontra Sabine, nasce questo amore che lo segna per i prossimi 3 anni della sua vita, e lui per i primi tempi, per i primi mesi, smette di fotografare e entra proprio nella comunità, significa che diventa proprio cacciatore e pescatore e diventa parte della comunità. Solo a quel punto, dopo 6 mesi, più o meno, dopo quasi un anno, capisce che è il momento di riprendere in mano la macchina fotografica senza in qualche modo violentare e abusare di quella distanza, appunto, che ti permette di a volte rubare una foto ed entrare subito in empatia col soggetto, e a volte invece necessita una capacità di farsi accettare, di entrare e capire chi è il soggetto. Per non invaderlo. Di non invaderlo, certo, di non rubargli l'anima, no? Come pensavano gli indiani ai tempi d'America. Quindi nel villaggio con Sabine nasce non solo un amore, ma secondo me lì nasce Jacob Auwe Sobol come fotografo, dove finalmente trova la sua cifra stilistica e la sua voce, quella che noi cerchiamo ogni volta di tirar fuori nei nostri workshop da chi viene da noi, proprio perché capisce, e questa è la parte fondamentale che ognuno deve capire, ha consapevolezza di chi è, di cosa vuole narrare, di come narrarlo. Quindi questa distanza diventa la sua cifra stilistica, che poi diventerà il famoso libro di Sabine, che dovrei avere qua da qualche parte, che è un cult, che è questo, non so se lo vedete, e diventa l'urgenza proprio di raccontare, di conservare un ricordo anche attraverso uno scatto velocissimo, anche brutto esteticamente. Nel senso dove non c'è niente di speciale da fotografare o niente che esteticamente possa giustificare uno scatto, eppure è capace di raccontare un semplice gesto, come se metti la foto numero 2, che è un po' un'icona della serie di Sabine,
riesce a scegliere anche dei momenti apparentemente appunto banali o brutti o addirittura imperfetti, quando invece in questo momento di festa, di divertimento, stavano vivendo un momento di gioia di famiglia, lei fa questo semplicissimo gesto di alzarsi la gonna e mostra non solo le mutandine, ma queste calze smagliate, quindi qualcosa di veramente intimo, di imperfetto, di anche erotico, ma anche divertente, anche tenero, cioè una sorta di più che erotismo, un'intimità tenera, no? Sì, Ed è quello è che. un... No, scusa, vai, vai. È quello che darà proprio tutto il senso a Jacob di quella che è un po' questa sua voglia, no, di fermare il tempo, appunto parlavamo di tempo, no? In un momento eterno che secondo lui vale la pena di ricordare. Tutto questo progetto quindi diventerà il libro Sabine che nel 2005 viene anche nominato come tra i migliori libri alla Deutsche Börse Photography Prize. E da qui parte quella che è il suo racconto in un bianco e nero potente, senza ombre, senza compromessi, come la sua fotografia poi. Volevo aggiungere due parole su questa immagine perché la trovo una foto davvero estrema e potente, cioè una foto che ti porta direttamente dentro l'immagine, ti proietta dentro l'immagine e sa veramente raccontare l'eros attraverso una metafora, quindi attraverso un gesto, attraverso uno sguardo che arriva dove vuole arrivare. Qui però è interessante perché poi questo imperfetto, no, come lo chiami tu, Claudio, che però diventa efficace perché è vero. Quindi queste calze smagliate comunque svelano un dettaglio che è molto privato, quindi ci cattura, ci coinvolge perché traduce anche la loro complicità, la loro intimità. Quindi è un modo che ha Sobol di parlarci del soggetto, raccontandocelo per com'è e anche facendo trapelare un po' quello che è la sua specificità, no? Questo modo di giocare scherzoso, no? Che ha Sabine. Diciamo che col suo obiettivo sa entrare dentro le cose e sa scorgere le persone, sa catturarle fuori posa. C'è anche un'altra immagine che mi piace molto, è la 3, che rende molto bene secondo me questo concetto, perché anche qui Jacob svela quella che è una quotidianità da un'inquadratura, un'angolatura decisamente insolita, un po' come se cercasse il movimento delle cose in questa inquadratura che però già presuppone un oltre. I piedi di lei, il soggetto personale che è la sua borsetta. Ti viene da chiederti, ok, con questi ingredienti quindi che cosa sta per succedere? C'è un'immagine dove c'è spazio, appunto spazio per immaginare altro, come avevamo detto prima, per costruire già una storia. Quindi questa foto la trovo anche importante perché diventa un po' quell'esempio di come un'immagine per funzionare abbia bisogno di quel non detto di cui parlavamo prima. Perché se è troppo aderente alla realtà, tanto vale stare nel reale. Cioè non c'è posto per quella proiezione di cui abbiamo parlato. Quindi la foto per funzionare deve comunque necessariamente lasciare spazio alle emozioni del fruitore, che nel guardarla ci può entrare, no? Lo sostiene Sobol, ma soprattutto lo afferma anche Judy Weiser quando dice che appunto il significato della fotografia è creato dall'osservatore stesso, che durante il processo è proprio creato durante il processo di percezione dell'immagine, cioè nell'entrare gli dà, nell'entrare nell'immagine riesce a trasmettergli le sue sensazioni, i suoi significati, e lì l'immagine diventa potente. Sì, è quel tempo, sempre per tornare alla discussione, all'argomento tempo, che Berger dice che va prestato, no? Bisogna prestare un tempo passato e uno futuro per completare il significato di una immagine e dargli la storia, che chiaramente ognuno dà in base a chi è. Questo ordinario che diventa straordinario, che poi appunto è questo filo che conduce un po' tutti i progetti e lega tutti i progetti di Jacob,
lo portano dopo Sabine a narrare un'altra storia dalla parte opposta del mondo, che è in Guatemala, dove nel 2004, nell'estate del 2004, segue una troupe cinematografica per girare un documentario su questo primo viaggio verso l'oceano di una ragazza Maya. E innamoratosi del posto, di questa situazione, ovviamente nelle sue corde di semplicità e di verità, come dicevi tu, torna un mese dopo da solo. E per qualche mese vive proprio con questa famiglia di indigeni coltivatori, i Brito Gomez, e nasce il famoso progetto The Gomez Brito Family, che diventerà un libro e un progetto che verrà segnalato nella categoria Daily Life al World Press Photo nel 2006, che è lo stesso anno in cui, insomma, ormai è diventato un gypsy del mondo. Questa è una foto del progetto, dove tra l'altro c'è una bella storia dove raccontava la ragazza che prende in braccio questo cane perché ogni giorno doveva fare chilometri e chilometri per andare, credo, a scuola o a fare qualcosa per la famiglia, ed era talmente lontana il villaggio dove doveva andare, che a un certo punto il cane era stremato e lei lo prende in braccio. Quindi c'è sempre dietro le sue immagini, anche così semplici, c'è un gesto d'amore, c'è un prendersi cura, è come prendere in braccio un anziano, sembra, no? Un bambino. Diventa veramente un gesto potentissimo, narrato in una situazione assolutamente, ancora una volta, non estetica e non interessante agli occhi di una persona, mi viene da dire, normale. Jacob ha questa capacità, come tutti gli artisti, di essere visionario e di, come dicevi tu, lo straordinario nell'ordinario. E dicevo, nel 2006 questa sua capacità lo porta dall'altra parte del mondo ancora, a Tokyo questa volta, quindi ancora una volta in un posto incredibile come il Giappone, dove secondo la cultura giapponese ovviamente tutto quello che è espressione emotiva e apparenza è fondamentale, quindi le emozioni non vanno mostrate. Poi in privato sono dei matti, sono dei veri passionali, diciamo così. E quindi Jacob riesce in qualche modo a rivelare, come vedete anche qua dalle foto, sempre questa, mai con violenza direi, ma con una vicinanza molto impegnativa, molto prepotente quasi. Riesce a rivelare un aspetto della città giapponese appunto insolita e nascosta, perché la città giapponese è fatta di corpi, di intimità, di un'umanità che proprio per la loro cultura di solito non viene espressa ufficialmente. E quindi queste immagini, che confluiranno anche lì in un bellissimo libro che si chiama In Tokyo, riesce a dare una visione che Miranda Gavin dice. È capace di consentire all'erotismo e al pericolo di filtrare attraverso le sue immagini senza che queste diventino sordide o dei cliché, no? Quindi ha questa capacità, ancora una volta, ripeto, perché è una bellissima frase che rende esattamente il suo lavoro, di rendere straordinario l'ordinario e di riuscire a entrare addirittura così vicino, addirittura dentro i letti magari di coppie che conosce al momento. E riesce ad essere così empatico che si annulla in qualche modo e viene proprio coinvolto nelle loro vite, come se non ci fosse, come se lui fosse una piccola mosca che può assistere a questo svolgersi della vita. Anche questo libro, di Hai Tokyo, viene premiato tra l'altro alla Leica European Publisher Award nel 2008. Comunque riesce veramente a raccontare Tokyo accorciando tantissimo le distanze, e questo lo trovo comunque un elemento molto interessante. Ad esempio, c'è un'immagine che rende bene quello che stiamo dicendo. L'immagine 4, se ce l'hai, io la trovo straordinaria, questa immagine qua, perché ci porta immediatamente, siamo dentro la foto. Qua è come se sentissimo quel morso. Sobol ci trasmette proprio quella voglia di sentire l'altro, ci arriva l'intensità di quell'abbraccio di chi sa esserci, di chi sa sentire, di quel bacio di chi sa desiderare. È comunque un'immagine che incarna un qui e ora,
un essere radicati, presenti in quel momento, un'immagine dell'adesso. Sobol riesce veramente a dare una consistenza carnale a un'emozione. È interessante come comunque riesce a raccontarci l'eros attraverso questa intimità, no? Che non è mai banale, non è mai volgare, è sempre poetica. Anche nelle situazioni di disagio, di altre immagini che poi scatta quando si occupa dei ladyboy thailandesi, eccetera, la sua fotografia diventa sempre, in un certo senso, la metafora di un amore, di una relazione, di una passione, o di un coinvolgimento che comunque travalica le distanze e travalica i confini. Quindi, come se esprimesse sempre che. Poi diventa un po' il denominatore comune della sua fotografia, quel bisogno di contatto umano, di quelle emozioni, che poi si trovano in ogni dove. Sì, infatti, tu hai parlato di Ladyboy, infatti spesso, proprio perché è interessato alla vita, alla vita vera e a quello che accade nel mondo, i suoi ritratti non sempre sono gente definibile normale, ma va a cercare anche queste situazioni sociali ai margini sociali, ai margini del mondo, in situazioni anche borderline spesso, no? O queste situazioni notturne, chiamiamole così. Per cui questa sua tendenza infatti lo porta poi nel 2007-2008 a ancora una volta a viaggiare, sempre questa volta rimanendo in Asia e scendendo in Thailandia, dove inizia il progetto By the River of Kings, in cui Sobol scatta a Bangkok i ragazzini degli slums, quindi della povertà assoluta, e i ladyboy, e tutta quella che è la dura vita di strada. E nonostante ci sia questo mondo, appunto, in qualche modo nero, dove il suo bianco e nero si sposa perfettamente, perché non lascia nessun compromesso, dicevamo, no? I suoi contrasti in bianco e nero sono veramente tagliati in maniera potente, tuttavia c'è sempre, esattamente come ha fatto, in maniera completamente diversa, nel ritratto della ragazzina che porta il cane in braccio nella Gomez Brito Family. C'è sempre una sorta di malinconia nei suoi scatti, quella che io chiamo un'ineluttabile mancanza, che è come se fosse un tentativo dolcissimo di immortalare attraverso i corpi, il volto, questi atti d'amore o semplici gesti, appunto come una carezza o prendere in braccio qualcuno, un cane, racconta quell'intimità come se volesse fermare la vita e in senso romantico ineffabile. Tentativo di fermare un respiro, no? Di bloccare quell'anelito di vita al quale in realtà lui sta dando un'immagine. La rende eterna. Beh, c'è l'immagine 5. D'accordo. L'immagine 5, ad esempio, ecco, si rifà molto al concetto di cui stavi parlando, Claudio, nel senso che qua c'è proprio quell'ineffabile, no? Con una foto che scava dentro i sentimenti oltre l'immagine. È una foto che tocca, come si toccano anche i soggetti con quello sguardo. E poi è quello sguardo che in un certo senso diventa protagonista, è come se anticipasse e svelasse al tempo stesso un dopo. È come se qui ci fosse un fermo immagine, cioè persino il respiro diventerebbe come una violazione di quell'attimo d'intesa che c'è tra questi due soggetti. Vediamo che sono qui occhi negli occhi, perfettamente connessi, sintonizzati, sinceri. E qui Sobol sa veramente trasformare in sentimento un appetito carnale, cioè non importa poi se dura una notte, è uno sguardo che racconta una condizione, comunque uno stato d'animo, ce li racconta come in una nudità psicologica che ha a che fare col dirsi di sì, è come se si scambiassero in qualche modo un pezzettino di sé. Che è quello che poi questa immagine che è bellissima, che abbiamo usato anche proprio come immagine ed è esposta alla Leica a Milano, adesso nella mostra appunto
che dicevamo aveva inaugurato qualche mese fa, è un'immagine bellissima che fa parte del progetto a cui Sobol si dedica nel 2009, che è Home Copenhagen. Cioè, dopo aver viaggiato in tutto il mondo, decide, si accorge che a volte non bisogna andare così lontano per narrare una storia, ma basta girare l'obiettivo dove uno vive, no? E quindi attorno a sé. Perché le storie interessanti, anche le brutture, le povertà, le grandezze dell'animo umano sono davvero ovunque, mi viene da dire tutto il mondo è paese, no? E lui che davvero ha girato il mondo decide di raccontare, dopo che ha raccontato altre realtà così lontane dalla sua, decide di raccontare il suo mondo. Ed è esattamente lo stesso meccanismo che gli scatta in Groenlandia piuttosto che in Guatemala. Quindi queste differenze in realtà potrebbero essere un unico grande progetto che si chiama Sobol, dove la sua poetica appunto può adattarsi in ogni dove perché non ha bisogno di una motivazione locale, diciamo, quanto emotiva, perché amore, intimità, povertà o storia al limite si trovano davvero ovunque perché fanno parte della razza umana, fanno parte della vita che tutti noi viviamo. E questo suo comunque raccontare evolve, non si ferma lì ovviamente, nonostante sia tornato a casa, e qualche anno dopo inizia un progetto molto bello, anche motivato dalla sponsorizzazione di Leica, che lancia sul mercato la M Monochrome e lo sceglie come testimonial in anteprima per fare un bellissimo viaggio veramente impegnativo, che è La vita ad Arrivals e Departures, che è il progetto che lo porta in treno da Beijing a Mosca, quindi passando dalla Cina alla Mongolia alla Russia, dove scatta alcune delle sue immagini anche più iconiche, come i ragazzi che giocano a basket a Ulan Bator, che è questo posto in Mongolia dove ricorda, a me ricorda l'immagine, questi giocatori di basket mi ricorda un po' un dipinto di Bruegel, che è la cosa più lontana in assoluto, questo gioco di prospettive tra i ragazzi, il paesaggio, le montagne che sono incredibili. E anche questo diventa una piccola pubblicazione che viene fatta e si può trovare anche da Like in questo momento. Questo suo peregrinare, tra l'altro, lo porta anche a un certo punto in uno dei posti che sono più lontani culturalmente da quello che è la sensibilità di Jacob, perché a un certo punto decide di volgere il suo sguardo all'America, quindi un continente mitico che tuttavia è un paese di forti contrasti e di forti anche differenze rispetto a quelle che lui ha vissuto con Sabine in Groenlandia, ad esempio. Quindi lui che è un uomo che ama la natura e ama anche gli incontri veri per le scelte anche che ha fatto di chi e dove fotografare. L'America diventa davvero un po' un Bengodi che per lui ha dei codici incomprensibili. E qua diventa un po' una sfida perché gira tra Milwaukee, Chicago, Nashville, Atlanta, New Orleans, in cui la sfida è proprio cercare di rompere in qualche modo quella superficialità che si fa pelle, no? Tipica dei cliché culturali americani che lui cerca di rompere proprio attraverso la macchina fotografica e dice avvicinando per strada la gente che lui sentiva in qualche modo avere la necessità di essere fotografata. Lui addirittura quando ne parla dice affamati, no? Di essere visti. Quindi in una società come quella americana in cui l'apparenza e anche le dimensioni e le distanze sono talmente grandi che in qualche modo rendono isolate le persone, un po' come accade per assurdo anche in Giappone, lui cerca attraverso la fotografia appunto di rompere quel velo e quel velo di Maya, mi viene da dire, per svelare la verità, no? Aletheia sempre, no? Aletheia, quello che non si vede. Ecco, lui è capace di rompere quel velo attraverso l'obiettivo perché sfonda quella che in qualche modo è una maschera che tutti noi, no? Indossiamo nelle nostre vite quotidiane. Lui cerca di rompere questa maschera e vedere la persona che è dietro la maschera, per quanto in latino persona significa maschera, però questa è un'altra lezione. Però questo L'interruzione solo, mi chiedeva Claudia se puoi ripetere il nome di quest'ultimo progetto di Jacob. America. America. Grazie.
Solo una piccola parentesi, nel senso che se ovviamente Claudio introduce il concetto maschera, è comunque introdurre appunto questo concetto di riconoscimento che comunque da sempre connota la fotografia, no? Tra quello che è il dialogo tra il vedere e l'essere visti. E comunque essere visti implica anche un confronto con sé. Farsi vedere come, per come sentiamo, per come vogliamo essere visti, per come siamo davvero. Cioè da questo nasce proprio il tema anche dell'identità di cui parlavamo all'inizio di questo talk. Ed è proprio da questo da cui Jacopo si distanzia, perché non usa la finzione, quindi la sua non è una foto razionale o troppo artefatta, troppo pensata. Fotografa con la pancia, fotografa da dentro il dentro, perché fotografa sentendo e si occupa di emozioni e quindi cerca sempre questa connessione con il suo oggetto, insomma, barra soggetto. Quindi lo stimolo non parte mai, il suo click non parte mai dal cervello, ma parte direttamente dallo stomaco, un fotografo viscerale. E in questo ci ricolleghiamo un po' a quello che avevamo detto all'inizio, no? Quando avevamo detto che in qualche modo incarna le parole di Jung, quello che Jung intende nell'incontrare l'altro, appunto, queste due sostanze chimiche che si toccano e si crea una terza dimensione. Ecco, questo è quello che secondo me fa Sobol. Sì, anche perché è quella generosità che anche io dico sempre, no? Che diciamo sempre ai fotografi anche nei workshop, cioè essere generosi significa davvero mettersi in mostra, ma non in mostra in senso narcisistico, ma in mostra nel senso mostrare chi siamo, chi sono, no? Chi si è. E questa visione sua, di Jacob, è davvero la potenza disarmante che si ha davanti alle sue immagini. Che poi possono piacere o non piacere, perché davvero poi ognuno ha i suoi codici, no, di traduzione e i suoi livelli anche di sopportazione. Quindi quella che ad esempio appunto l'immagine che stiamo guardando di Joan Bator rimanda a me, Bruegel, perché amo la pittura, perché ho quel tipo di cultura artistica, a un altro può non piacere perché magari gli ricorda in negativo qualcosa o semplicemente non è il tipo di immagini che lo attirano. Questo è il bello e il brutto, no? Tra virgolette, della fotografia che lascia la possibilità a chiunque di interpretarlo, questo come l'arte in generale. E questa capacità appunto di Jacob, che avevamo lasciato in America, si conclude nel senso che arriva a quello che è l'ultimo progetto che ha iniziato nel 2016, che si chiama Road of Bones, letteralmente Strada delle Ossa, che ha fatto in Russia e si chiama così proprio perché ha documentato in questo viaggio che attraversa questa lunghissima e tristissima strada che taglia la tundra letteralmente per arrivare nella parte est più a nord della Siberia, è stata costruita dai prigionieri dei Gulag che sono morti anche proprio di stenti durante questa costruzione di questa strada e sono stati asfaltati sopra, quindi sotto ci sono davvero queste ossa dei vari lavoratori. E quest'ultimo progetto è quello che non è ancora stato, come America, pubblicato in un libro, ed è quello che in qualche modo Jacob sta adesso riniziando a stampare, perché ha passato questa sua sensibilità, l'ha portato anche a passare un momento di profonda depressione dopo tutto questo girare, perché a un certo punto è entrato in crisi e ha deciso a un certo punto di smettere di fotografare. E la scelta che ha fatto adesso, che tra l'altro è diventato padre di Carmen, che è una bellissima bambina, con Sara, che è la sua compagna ed è una fotografa anche lei, ha deciso di smettere di fotografare, finalmente di guardarsi dentro e di, come dice lui, vivere il mondo invece di testimoniarlo. E negli ultimi 20 anni ha scattato così tanto che ha talmente tanti, un archivio di 500.000 file ancora da stampare, per cui ha fatto una scelta drastica, come drastico è lui,
in tutte le sue fotografie, no? Senza, come dicevo prima, come il bianco e nero, senza compromessi. Quindi ha deciso di tornare vicino a Copenaghen, su quest'isola dove vive adesso, in una sorta di piccola comunità, con il fratello, uno di pesca e di quello che coltivano, e ha ristrutturato questa vecchia casa del nonno, dove ha ricavato anche uno studio di stampa e di produzione di libri, di creazione, dove invita ogni tot di mesi un team di giovani stagisti in tutto il mondo che vanno lì e in comunità vivono tra fotografia e la natura. Esattamente è un ritorno a quello che è in realtà le origini e la natura di Jacob. Esattamente come in Groenlandia si è trovato, non a caso si è ritrovato dopo aver peregrinato nel mondo con la sua maschera, forse è riuscito a lasciarla giù e a diventare Jacob Howe Sobol, uomo. E quindi oggi vivono così in questo posto dove spero di andare presto a trovarli. Beh, comunque è una, così, questa conclusione, che è proprio la cifra distintiva, secondo me, di Sobol, no? Che comunque, al di là di essere un fotografo, appunto, è un uomo che ha sempre creduto, nell'importanza dei punti, di fermarsi. Cioè, lui ha sempre avuto un tempo lento. Un tempo per viaggiare, un tempo per conoscere, per entrare in relazione, un tempo per empatizzare, che poi tradotto un tempo per sentire, come poi ci raccontavi prima Claudio quando è rimasto 3 anni cioè, a fianco a Sabine, ma dove ha rinunciato poi alla fotografia per diventare comunque un pescatore, cacciatore, cioè per fare proprio esperienza, no, di quel luogo. E quindi è come se in un certo senso ci insegnasse anche ad andare più lenti per andare veloci. E lo prendo anche come un input di una visione diversa delle cose, soprattutto anche in un momento come questo. Certo. Quello che diceva anche Maurizio all'inizio, apprezzi quando lo conosci, apprezzi l'uomo e come sempre dico, dietro l'uomo c'è anche, dietro l'artista c'è anche l'uomo, in questo caso quando le Uno due che vale cose la pena conoscere, non sempre ne vale la pena. sì, esatto, in questo caso coincidono uomo e artista in maniera sana, diciamo così, e coerente. C'è la famosa congruenza. Di solito a volte si resta delusi quando si conosce, non so, l'artista preferito, l'attore, il musicista, insomma, il personaggio reale non sempre poi coincide con quello che ci si aspetta, no? Con il mito. Invece in questo caso trovo che ci sia una grande congruenza tra l'umanità delle sue immagini e l'umanità della persona. Certo. È un po' come il mito di Icaro, ti vuoi avvicinare troppo al Esatto. sole e poi quando succede Oggi. ti si sciolgono le ali. Ma Esatto. volevo farvi qualche domanda adesso, nel frattempo ho raccolto, sono stato molto attento alle cose che ci sono state scritte. E, una bene o male la devo tradurre perché sono 5-6 domande differenti che sottintendono tutta la stessa cosa, ovvero di come in realtà tutto quello che voi avete detto come immagine di vicinanza, di gesti, di affetto, di amore, eccetera, in realtà poi stride, insomma, molti sottolineano questo, stride con questa immagine invece molto rabbiosa anche. Qualcuno ha usato questo termine rabbioso, no? Nelle domande che ho ricevuto. E Parli di quindi mi questo in chiedevano. particolare? Scusami? Ah, di Questa che è questa foto in sotto? particolare o in generale? In generale. Ah. Infatti io in realtà ho selezionato questa immagine qui in particolare perché ne parlai insieme a Claudio e insieme proprio a Jacob durante l'installazione della mostra e lui raccontava di questo, no? Nel senso che qualcuno dentro questo un po' ci ha spiegato, ci vede magari qualcosa di più spaventoso, no? E quindi come si fa poi in realtà a coniugare, diciamo, oggi voi ci avete spiegato la storia di Jacob, ma se uno si fermasse solo a vedere queste immagini potrebbe non ricevere questo senso di affetto, dei gesti e questa sottolineatura. Quindi
ammesso di non aver incontrato per strada Claudio Composti e Veronica Juric. E d'altra parte è un invito a guardarlo in un altro modo, perché in realtà tutto, cioè noi siamo abituati sempre a immagini edulcorate, rassicuranti, al bello. In realtà io trovo invece molto umano e molto rassicurante uno sguardo diverso sulle cose che accoglie la verità, cioè essere semplicemente come si è, cioè in queste rughe, in questo tempo che ha veramente lasciato una traccia, un solco profondissimo su queste persone. Quindi io in questo, non, più che la rabbia, ci vedo comunque l'umanità di appassionarsi ancora e voler raccontare, non so, mi verrebbe il titolo, puntini puntini, nonostante tutto, un altro bacio, cioè ci vedo proprio la verità di un momento ed è anche abituarsi a una vita che a volte è più cruda, ma più vera. Autentica. Io mi ricordo che con Jacob, parlando proprio di questa fotografia qua, diceva più o meno quello che stai dicendo tu, Veronica. E lui in modo particolare mi disse che quest'uomo e questa donna in realtà avevano, credo, 100 anni ciascuno, Wow, 90, non lo sapevo. 90 erotti lui e 90 e più lei. E quindi quando lui ha scattato poi questa foto è perché era entrato in un bar, aveva conosciuto questo uomo anziano che gli aveva detto ti devo presentare la mia fidanzata e lui ha detto com'è la tua fidanzata quando gli aveva spiegato che aveva già più di 90 anni e quindi quando l'ha vista lui l'ha fotografato e mi ha detto Maurizio qui ci sono 200 anni d'amore. Wow, è un inno alla vita questa foto, è un inno all'amore. Cioè. Sì, lui mi ricordo che mi disse esattamente queste parole qua, no? E da artista comunque soffriva il fatto, credo soffra ancora parlandogliene, lo rivelerà, che magari a volte questo suo proposito non arriva, no? E quindi l'artista poi si interroga sugli elementi con cui compone la fotografia, quindi la sua cifra stilistica, la sua riconoscibilità, la scelta dei soggetti, diciamo che viene un attimino dopo, ma anche quella, la scelta delle inquadrature, insomma, tutta quella parte che sono composizione poi dell'immagine scelta a momento, che stanno però a valle del pensiero che invece è arrivato prima, quindi il suo pensiero era ho l'opportunità di fotografare 200 anni di storia d'amore. E invece poi magari la scelta può deviare verso un'altra, no? Qualcuno molto spesso, specie alle prime armi, quando impara le tecniche fotografiche, quindi magari capisce, non so, che basta tirare la Trix nello sviluppo in un certo modo, oppure nel digitale, con un certo tipo di lavorazione otteniamo questo effetto grafico visivo. E poi però diventa difficile metterlo a servizio di un proprio filo narrativo, ecco, di una propria scelta di soggetti. Quindi ci sono queste due fasi, credo che meritino un attimo una riflessione di quando questa cosa la impari a fare da un punto di vista prettamente tecnico e quindi la usi magari per certi versi, e quando, come lui, invece sviluppi questo come tuo linguaggio, e nonostante non sia la normale evoluzione, diciamo la normale cifra stilistica con cui normalmente si descrivono questi soggetti, che sono prevalentemente amore, funziona lo stesso. Quindi sei riuscito a fare una roba oltre, cioè sei riuscito a usare due tecniche quasi completamente diverse, rimanendo puro nel messaggio, ecco. Beh, è vero Maurizio, perché in effetti è come se usasse un ossimoro qua, no? Perché cioè, è quasi impietoso nel non renderli, come dire, più carini, cioè nel senso che proprio va giù nelle rughe, entra nella pelle, entra in ogni imperfezione.
E poi allo stesso tempo c'è questo bacio appassionato che magari te lo aspetti da una coppia più giovane, quindi è come se ci fosse un po' questo stimolo. Però dall'altra parte a me quello che è arrivato immediatamente di questa foto quando l'ho vista, ho pensato, ma anche che bello poter essere esattamente ciò che sei. Cioè, non modifico niente, perché devo toglierle quella macchia o modificarle quella ruga? È proprio la verità di quel momento, perché si invecchia anche. E lui comunque sa parlare di sostanza andando oltre la forma, proprio spiattellandoti in faccia la forma, che magari non è la forma che vorresti vedere. Quindi io la trovo in realtà molto dolce. Certo. E, scusami, avevo messo in muto il microfono di Claudio perché avevo un po' di ritorno, ma Claudio, invece, appunto, io e te sappiamo un attimino, tra virgolette, un piccolo dietro le quinte, no? Jacopo aveva smesso da, credo, 2 anni, forse 3, di fare fotografie. Vedo, sì. E, esatto. Poi è tornato dopo l'inaugurazione della mostra alla Gallery a Milano, è tornato a casa e mi ricordo che sia lui che Sara hanno condiviso delle fotografie di Jacob che aveva ripreso a scattare, no? Quindi mi ricordo ancora il momento in cui va via dal Leica Store dicendo: Maurizio, ho bisogno di comprare una macchina fotografica piccola da tenermi di nuovo in tasca. Io ero un po' emozionato proprio all'idea di dire: cavolo, dopo 2 anni che non tocca una macchina fotografica, e non la tocca intendo nemmeno un telefonino per fare le foto, perché lui aveva di quei telefonini tipo Nokia di 20 anni fa, sì, che non hanno WhatsApp, non hanno nulla. Ma è lui. E quello che dicevamo prima, no? La verità della fotografia è quando poi, in questo caso, artista e persona coincidono, no? E la verità, che è generosa ed è vera, no? È quello che diceva Friedlander, no? Che la fotografia è generosa. E quando intendo generosa è questo, cioè, se c'è la verità, poi, per rispondere all'amico di prima, userei più il concetto di Petersen, cioè, è importante più la sua domanda che la nostra risposta, nel senso. Arriva troppo forte, va bene, è quello che dicevamo all'inizio, ognuno ha i suoi codici per leggere la realtà, per leggere la fotografia, perché ognuno ci proietta chi è. Io vedo tanto amore, proprio è anche un amore, persino arrivo azzardo, anche riferito pensando ai Ladyboy piuttosto che ai due anziani di prima, dove non capisci neanche se sono due uomini, due donne o i due ragazzi bellissimi che abbiamo visto, no? Del Respiro, dove anche lì è quasi come non fosse importante il genere, no? Cioè è amore, è relazione, è scambio umano. Per cui lui è solo lì presente e questa foto che è bellissima e rappresenta quello che dicevi adesso, il suo ritorno alla vita. Cioè lui ha passato davvero gli ultimi 2 anni e ha smesso di fotografare perché ha avuto una crisi veramente pesante, personale. Tant'è che questa famosa mostra, ti ricordi, è stata un parto anche per noi, no? Abbiamo iniziato a Sono lavorarci 2 anni 3 anni fa, fa, 2 anni fa. per portarlo a Milano. Sì, perché tra l'altro credo sia stato alla fine la naturale e soprattutto migliore evoluzione della cosa, perché È perfetto così, no? è caduta nel momento perfetto, è caduta in un momento in cui anche chi è venuto alla mostra quando ha conosciuto Jacob lo ha conosciuto nel suo splendore, secondo me, insieme a Sara e a Carmen, poi piccolina, e quindi è stata una cosa molto interessante. Abbiamo fatto anche una masterclass con lui, con una serie di fortunati partecipanti a quella masterclass lì, perché poi di fatto era anni che non faceva nemmeno quello, perché è faticoso. Sì, ma infatti Diciamo, per lui si mette in prima persona, cioè per lui è una fatica davvero anche insegnare, no? Anche spendersi, ti ricordi anche quando ha fatto il talk bellissimo, no? Dove si è regalato per un'ora. E poi lui ha questo aspetto un po' orso, appunto, no? Dove tanta gente dopo un po' lo mette un po' a disagio, ma è dolcissimo, è generoso, è vero. E quindi anche nonostante le fatiche che per lui diventano prima, se vuoi, emotive e poi fisiche, però si dà, no? E se si è dato è perché davvero era pronto e aveva voglia. Ripeto, questa immagine
non è solo una bella immagine d'amore, ma è proprio un po' il suo ritorno, secondo me, alla rinascita e alla voglia di tornare a fotografare, come dici tu, no? E ti viene solo quando hai l'amore, quando hai la forza e l'energia di qualcosa che ti spinge. Senti, c'è una domanda di Alessandro che va un po' sul tecnico, ma anche da Facebook ci hanno chiesto delle questioni tecniche. Io credo, volevo rispondere perché su alcune cose Quello posso sei rispondere con il mio ruolo, diciamo, in Leica. il master. E, no, nel senso che però c'è anche una parte che volevo chiedere a voi. Allora, Alessandro ci scrive: allora, con un approccio così carnale alla fotografia di Sobol, dell'istante della vicinanza alle persone, in parte alla Cartier-Bresson, la mia domanda è: quale rapporto col suo strumento, qual è il rapporto col suo strumento fotografico? Usava delle non invasive camere compatte, e poi mi chiede quale fra le Leica. Quale fra le Leica lo so molto bene, perché ho usato. Quando uscì la prima monochrome, appunto la Leica monochrome, poi lui credo che prima di usare Leica utilizzasse una Contax compatta di quelle proprio a pellicola e anche una Leica Minilux che poi ha rotto e ho cercato di fargli riparare, ma non è più possibile ripararla perché la parte che si è rotta non esiste, non viene più prodotta. Può Quindi, sparire l'ultimo pezzo. sì, esatto. Mi chiede, dice, avrebbe usato anche degli smartphone? Ti dico che ha usato anche degli smartphone nella mostra fotografica che c'è alla Leica Gallery Milano. C'è anche una foto insospettabile, stampata anche abbastanza grande, un formato abbastanza grande che ha scattato con uno smartphone. Ce n'è solo una, però, che io sappia, forse due su 30 o 40. Non è il suo strumento, comunque, dal punto di vista fotografico, lo smartphone, nonostante questa. Diciamo immediatezza perché di solito usa una macchina fotografica piccola, sì, compatta, prevalentemente con un 35 mm e con un flash sopra. Quindi in questo momento so che stava utilizzando una Leica CL con il flashettino sopra, quindi una macchina molto piccola e non invasiva. Però devo dire che avendo conosciuto la persona è proprio più una questione, secondo me, sua pratica di esigenza. Che non di dovuta alla necessità di evitare di distrarsi o di interporre qualcosa con il suo soggetto. Cioè, anche con un banco ottico farebbe probabilmente le stesse foto, questo che sto intendendo, che sia uno smartphone, che sia la Leica CL o la monochrome o una gigantesca SL, credo che Jacob ne faccia veramente una necessità dello strumento dal punto di vista molto più pratico che non Narrativo, certo. narrativo, ecco sì. È quello che dicevo all'inizio, no? Lui quando va in Groenlandia all'inizio proprio ha necessità anche di avere una compatta proprio perché si rende conto che la vita ti scorre davanti in un secondo, no? Le cose succedono senza che tu le preveda e quindi la sua fotografia non può essere prevedibile con il cavalletto e aspettare che, no? Cioè ti scorre davanti agli occhi e quindi tu devi essere pronto a coglierla. Quindi la velocità di una compatta è la comodità di qualcosa che ti porti in tasca con la velocità. E qua mi ricollego a quello interessante, sempre al concetto di tempo, no? A quello che diceva anche Berger, dove l'organo del fotografo non è l'occhio, o non solo quantomeno, ma il dito. È quando, no? Quando scatti e cosa scatti, ovviamente. Quindi poi entriamo in un'altra discussione sulle prese di posizione dello sguardo, no? Però questo è fondamentale, proprio perché la compatta gli dà la possibilità, o un telefonino, qualsiasi sia il mezzo, come dici tu, fosse anche un banco ottico, in realtà il concetto fondamentale è che cosa uno vuole raccontare, no? E cosa davanti allo sguardo sulla vita vuole, viene colpito e vuole riproporre. Quindi alla fine ridursi a delle curiosità tecniche vanno bene, ma non inficiano, secondo me, il risultato del lavoro. Chiaro, ma io devo anche dire, poi mi terrò quest'autore per il mio attraverso i miei occhi. Devo dire che per ritornare un po' ancora sulla domanda di Alessandro Fontanesi che ci parlava di Cartier-Bresson, credo che in realtà sia molto distante da quel tipo di fotografia, non solo da un punto di vista visivo, ma da un punto di vista del processo di creazione. Se vuoi, è molto più simile a quello che fece poi dopo successivamente Eggleston a colori, cioè nel senso di rivolgere questo sguardo
quello che chiamano lo sguardo democratico di William Eggleston, no? Rivolgere lo sguardo verso elementi del quotidiano, nel caso di Eggleston addirittura arrivando al banale, no? Quello che noi consideriamo come banale e che diventa meritevole di attenzione. Nel caso di Sobol credo sia ancora un passo successivo, cioè lo sguardo è rivolto verso l'ordinario e verso il banale, ma comunque non solo al momento di selezione di questo banale, ma nella ricerca, nell'esplorazione dello straordinario dentro il banale, cosa che spesso viene attribuita a Eggleston, ma che in realtà credo che Eggleston non faccia, non cerca lo straordinario nel banale, e lui è puramente incuriosito dal banale, mentre invece credo che Sobol è proprio alla ricerca di quella parte umana, straordinariamente umana all'interno del quotidiano più che del banale. Non so se sei d'accordo, Veronica. Quotidiano. Sì, perché è molto interessante in realtà questo concetto. Io la trovo comunque una bella domanda, perché è proprio vera questa cosa che dici, Maurizio, quella capacità di elevare un momento mettendoci un'emozione e come gli mette quell'emozione attraverso il taglio, attraverso come fa la foto. Ma però è interessante questa domanda proprio perché ci riporta quello che abbiamo detto all'inizio, prima ancora di scattare la foto. Cosa fa Jacopo? Entra in empatia, cioè entra in empatia anche con i suoi silenzi, perché cioè, poi parliamoci chiaro, non è che è un socialone, però anche con i suoi silenzi, col suo tempo lento, però è un tempo di chi sa un po' guardare oltre e quindi i suoi occhi non vedono quello che vedono gli altri, i suoi occhi vedono un oltre, vedono appunto il dentro. È quello che dicevamo prima, vedere da dentro il dentro degli altri. Quindi lui ce l'ha già nel DNA questo codice, questa modalità. Ed è per questo che poi questa empatia la riesce a mettere nella foto. Ovviamente il mezzo tecnico ti supporta in tutto questo e ti aiuta, perché ovviamente se vai lì con una specie di cannocchiale diventi un po' invasivo magari, però credo che appunto alla base ci sia già questa sua capacità. Guarda, io dicevo quando avevamo fatto la lecture prima all'inaugurazione della sua mostra a Milano, avevo proprio definito il fotografo del silenzio in realtà, nel senso che anche se queste immagini visivamente sembrano urlate, sembrano gridate, sembrano in qualche modo, non so, nella musica probabilmente sarebbero punk o rock o hardcore, non lo so, qualunque genere distante dalla melodia più assoluta. Poi nella realtà sono mute, sono un po', sono anche sorde come immagini, quindi è molto bello questo di Sobol in generale e di questa sua fotografia. E forse viene anche, non so, per qualche motivo viene dopo Petersen, ma lo sviluppa e non lo copia, mentre in una situazione di questo genere sarebbe facile copiare dei maestri, cosa che tra l'altro succede a chiunque provi a cimentarsi con un approccio tecnico alla fotografia di Sobol, o Ackermann, che Claudio conosce molto bene, che visivamente potrebbero essere due fotografi simili, ma nella realtà sono estremamente diversi Mossi. l'uno. In Sì, assolutamente. entrambi c'è amore, perché Sì, anche in sì. Ackermann c'è un profondo amore quando fotografa le prostitute, cioè un poeta, ma in un modo completamente diverso. È proprio un mondo diverso, è un racconto diverso. L'unica cosa che forse hanno in comune è la curiosità dell'altro e non giudizio. Quella capacità di raccontare l'altro incontrandolo da puliti. E questa la trovo una grande cosa, come se la fotografia non fosse influenzata. Non è dargli un taglio per raccontare già una storia, ma è racconto la sua storia attraverso i miei occhi. E questa la trovo una capacità di pochi. Tra l'altro, ecco, lui, a differenza poi di tanti altri, ancora continua a fotografare in ogni caso le storie degli altri e a farle proprie, no? Adesso Jacob ha iniziato a fotografare Sara e quindi finalmente la sua, come in quel processo che avete descritto prima, no? Che diceva Claudio,
che hai completato tu, Veronica, dell'idea di aver poi, dopo aver viaggiato tutto il mondo a documentare dal Guatemala al sud-est asiatico, ai paesi freddi come l'Islanda, la Groenlandia, chiedo scusa, è tornato poi a casa e fotografa casa, fa tutto lì. Tornato a Itaca. Sì, è veramente un Ulisse. Non a caso, dopo che vai in giro per il mondo a cercare il tesoro, ti accorgi che il tesoro non è a casa, no? È la storia del mondo. È quello che diceva Petersen, è il viaggio importante, è la domanda, non la risposta, no? Però la risposta a un certo punto te la dai quando ti fai le domande giuste, perché le domande te le fai poi solo e le risposte le hai quando fai esperienza. E solo andando e guardando fuori poi spesso scopri cosa hai dentro e chi sei dentro. E quello è quello che succede a lui, ed è la verità, ancora una volta, che secondo me è la potenza delle sue immagini, dove è vero, ripeto, uomo e artista, fotografo, in questo caso coincidono. E quindi la potenza è tutta lì. Poi possiamo discutere tutta la vita, piacciono, non piacciono, sono forti, sono belle, sono romantiche. Ogni visione, per quello che dicevamo all'inizio, va benissimo, perché ognuno proietta quello che vede, quello che sente, quello che vive. E magari oggi un'immagine che viene percepita forte, magari tra qualche anno o per altri motivi verrà percepita invece più tenera, oppure comincerà a capirsi attraverso altri motivi per cui possono cambiarsi anche le idee, o capirlo magari meglio e quindi vederlo in maniera più completa, che è quello che dovrebbe succedere poi in generale, no? Con l'arte un po' di più, perché la difficoltà di descrivere l'arte è proprio questo, che non c'è una risposta univoca. E la fotografia ha questa potenza, quindi è Sì. bello sindacarsi. Elio ci scrive un'osservazione interessante. Bion ha scritto che la risposta è la disgrazia della domanda. Bella. Certo, ogni fotografia è un'apertura al nuovo e all'ignoto. Senza Ah, dubbio è sì. così, a maggior ragione con Jacob. Sentite, mancano pochi minuti alla Gela. chiusura. Io volevo fare un gioco un po' con voi, invece. Diciamo, Il facciamo bello come della quando. diretta. Dai, qualche domandina oggi la devo comunque fare. Facciamo finta di aver ricevuto questo piatto gustosissimo che è davanti ai nostri occhi, che è Jacopo Sobol con le sue fotografie, e di voler capire quali sono gli ingredienti, ovvero proviamo a indovinare cosa c'è come autori all'interno della fotografia di Jacopo, di modo che magari chi ci ha ascoltato vada a vedere, a comprare i libri e le fotografie di Jacob e poi magari anche di quelli che secondo noi sono gli ingredienti che lo hanno composto, magari un paio di autori utili, poi magari anche per capire il processo di Sobol per essere arrivato a quella sua fotografia. Io la butto lì, un sempreverde William Klein per il discorso della vicinanza e ci sta. Non so, Claudio e Veronica. Ma sai, fare l'elenco è come un po' dare una risposta, no? I più ovvi sono i suoi maestri, no? Perché se tu veramente guardate Veins, non so se si vede il libro che avevo fatto vedere prima, vi mostro ad esempio questa, che è bellissima, non so se si vede. Alza un po', Devi alzarla un po', La vedete? ma senza andare indietro, alza solo proprio il libro. Ancora, ancora? Ok, ora sì. Ok. Ok, questa qua che è di Andersen, ad esempio, a me già viene in mente Ackerman anche, no? Quindi le influenze sono davvero, e quanto loro, prendo una dove è ancora più vicina, potrebbe essere a Jacob, no? Coccodrillo, ad esempio. Con questi bianchi e neri. Cioè, è ovvio che chiunque di noi, io dico sempre che da Giotto in poi nessuno inventa niente. I grandi artisti, come diceva anche Dalì, no? Come diceva Picasso, rubano, no? Il genio ruba. È ovvio che lo fai tuo, le tue influenze, i tuoi maestri, li mangi, li digerisci e poi li risputi. Se sei bravo, li risputi con qualcosa di più, ma inevitabilmente gli ingredienti ci sono, no? Tu puoi fare la stessa pasta asciutta con 10.000 versioni diverse, dipende, no? La dose che metti. Quindi nel suo caso, ovviamente, appunto, Petersen, Stromon prima, è tutta una catena dove anche loro hanno guardato qualcuno ed è impossibile non essere influenzati,
dal mondo, dalla cultura in generale. Io invito sempre chi vuole fare fotografia, perché la fotografia ha questa grande capacità di essere immediata, no? È la potenza che ha la fotografia, e ognuno di noi la può fare. È proprio di leggere, guardare, mangiare il mondo in tutti i suoi aspetti, che siano anche i più lontani apparentemente dai propri gusti. Sapere un po' di tutto, perché tutto quel tutto ritornerà nella fotografia, e a maggior ragione, se segui i grandi maestri, e lì la grande difficoltà è la bravura di uno come Jacob, piuttosto che d'Agata, piuttosto che Ackermann, quando fanno i workshop, è proprio quello di spingere gli allievi, chiamiamoli così, lontano da loro. Perché non sono interessati a ricreare i cloni, no? Cosa che sarebbe Certo. naturale, e che soprattutto chi non ha una cultura, diciamo, generale, ma anche questa mitologia del personaggio che hanno davanti, tendono a riproporlo, no? Perché si sentono in quel modo più artisti. Ma lì è la fregatura. Penso, quando vedi questi bianchi e neri contrastati, mi viene in mente anche Ralph Gibson, no? Ad esempio. Cioè, ci sono tantissime influenze che poi diventano l'ingrediente per fare un buon piatto. L'importante è fare il proprio piatto, ed essere talmente onesti con se stessi, dove la narrazione e la citazione può anche essere evidente, ma è una citazione, non è una copiatura, che è molto sottile la differenza. Capisci? E quindi, secondo me, anche trovare dei riferimenti è un po' come andare anche a svelare, se vuoi, a voler sapere a tutti i costi il trucco del mago. È anche bello lasciare, no, un po' di sospensione e credere all'illusione. Quindi ci sono un po' tutti, io dico che dentro c'è la storia della fotografia. Bene, bene. Veronica, non so se volevi aggiungere qualcosa, se sei Beh, molto. forse potrebbe essere un invito anche ad ascoltarsi, a capire che cosa interessa, no? Cosa si vuole indagare. Sicuramente questo è uno dei tanti esempi di una foto per vicinanza, come diciamo spesso, e quindi potrebbe essere così uno spunto anche per vedere quello che ci piace, quello che ci infastidisce, se questa vicinanza è troppa, oppure invece ci fa un bel effetto. Ovviamente dal mio punto di vista la provocazione che mi piace dare è proprio più quella di un'indagine verso trovare le proprie priorità in fotografia, quindi come mi piace raccontare il mio mondo e la mia visione attraverso una foto per vicinanza, per lontananza, con umanità, con più distanza, cioè è più indagare questo territorio e poi farlo assolutamente proprio. Anzi, liberarsi di tutte le immagini. A un certo punto bisogna proprio liberarsi di tutto e usare proprio l'occhio e la mano, stare nell'operativo, fare, fare, fare e poi lasciare che qualcosa emerga da sé. Lasciare andare. Sì. Va bene, ragazzi, io volevo ringraziarvi Grazie per questo, davvero è stato interessantissimo e bellissimo. a te. Speriamo. Credo di sì, grazie per aver dato anche nuovi elementi, no? Una nuova chiave di lettura per l'autore, o quantomeno per aver spolverato, diciamo, quello che a volte, o meglio, ripulito lo sguardo, citiamo Ghirri, per poter leggere le immagini Io di amo tantissimo, Piazza. peraltro. Grazie, grazie. Penso nei prossimi giorni parleremo poi anche di lui, insomma, in questa, chiamiamola rubrica, appuntamento che è attraverso i miei occhi, che diciamo in questo caso era proprio legato al primo autore, ma che è così bello come nome che abbiamo deciso di continuare ad utilizzarlo anche per tutti gli altri Bellissimo. fotografi che andremo a vedere e a conoscere insieme. Quindi Grazie a te, grazie a grazie, voi. grazie Claudio, grazie Veronica, vi faccio un Grazie a te, applauso. Maurizio. Davvero. Grazie. Buona domenica a tutti voi. Grazie Domenica. Anche a tutti quelli a che ci hanno voi. seguito anche su Facebook. A presto. Sì, molto bene. Sì,